Ciao amici di PTG, ben ritrovati, io sono sempre Felicia e questo è il momento dell'unboxing settimanale. È tutto pronto, cassettina un po' più grande perché questa settimana avrò degli ospiti, festa della donna, ci sarà da cucinare un po' di più, quindi è veramente tanto grande. Ma a differenza delle volte scorse ero un po' preparata, vi devo dire la verità, sul contenuto, questa volta non lo conosco. Sarà davvero una box misteriosa. È un po' quello che succede a ciascuno di voi, nel senso che vi arriva una box e il bello della giornata. Il meglio che c'è vi arriva, un po' con l'effetto anche sorpresa, no? E allora andiamo a vedere? La spesa è servita. Questa settimana ci concentriamo anche sul famoso meal prep, quindi mi arriva qualcosa di delizioso all'interno della cassetta. Come utilizzare il meglio nel minor tempo con minor spreco utilizzando il frigorifero nel meglio dei modi. Si chiama meal prep, la preparazione in anticipo dei pasti settimanali o delle preparazioni di piatti già pronti o di ogni singolo ingrediente. Cosa significa? Io l'ho testato proprio settimana scorsa, li ho voluti assaggiare, gli azuki rossi. Chi mi dice? Ci vuole tanto tempo a preparare i legumi, non ce la farò mai, prendo quelli già pronti. 20 minuti, un quarto d'ora, sono pronti. Li lasciate in ammollo tutta notte, sono buonissimi. Io addirittura li ho frullati, vengono delle fantastiche polpette. A questo punto abbiamo il piano, mi arriva la spesa, anche prodotti extra, cosa faccio? C'è chi è molto bravo, prende un bel foglio, scrive lunedì, martedì, mercoledì e inizia a fare il pasto, la lista dei pasti, ma soprattutto inizia a capire le preparazioni. Quello che io ho fatto è innanzitutto quanti legumi posso inserire all'interno della mia alimentazione questa settimana. Ho preparato i fagioli a zucchi rossi e anche la soia. Ne ho fatte metà busta, entrambi cotti, separati e messi in dei contenitori di vetro all'interno del frigorifero. Loro sono pronti. Ne ho mangiati un po' crudo con un po' di olio e sale, qualcuno li ho frullati e fatti le polpette con altre verdure. Quindi questo è il meal prep, iniziare a organizzare la spesa. Ma andiamo a vedere la spesa fresca, perché io non so davvero cosa ci sia questa settimana. Vedendola già, sì, sedano, e guai che vi senta dire non mi tiene il sedano all'interno del frigo, per forza tenetelo magari il cuore nel frigo che l'ho mangiato a pinzimoni, ma il resto le foglie toglietele e le mettete in freezer e il resto lo tagliate a rondelle e lo mettete nel freezer. Ha una tenuta lunghissima e avete la vostra preparazione sempre, anche perché non è che tutti i giorni o tutte le settimane arriverà il vostro sedano, eh? Vediamo anche la freschezza di questo sedano. Intanto, quando arrivano i prodotti, annusateli. E vedete le foglie? Bellissime. Prendetelo, mettetelo nel freezer. Poi, questi sono giganteschi. Ravanelli. Anche qui mi diverto con voi al telefono che mi dite: ah, vabbè, ma io tolgo la parte verde. La brutto, è terribile. La butto, è terribile. La vedete la freschezza di una foglia appena raccolta? Come cambia? Non si butta, è assolutamente edibile. Una bella frittata o così a crudo, tagliato con un po' di sesamo, molto bene. Oggi è tutto mega bellissimo fresco, guarda un po'. Questa è strana, nel senso che solitamente la vedo un po' più piccola, ma se l'assaggiassi... Probabilmente è di quella varietà un po' più selvatica, perché è un po' più pizzichina, molto molto gradevole. Ullala, finalmente! Agretti, lischi, barba di frate, barba di prete, la chiamiamo in tantissimi modi, in Romagna conosciutissima. Belli! Per chi di voi non li conosce, sono molto saporiti, quindi evitate di utilizzare sale all'interno delle ricette. Conosciutissima invece la ricetta con gli spaghetti cozze e lischi, anche se io li amo particolarmente tagliate, siete anche avvantaggiati che vi arriva l'elastico, buttate tutto in padella con un po' di aglio, abbiamo anche le teste di aglio, quindi prendetele anche a ricorrenza, io le ho prese per dire 3 teste di aglio una volta al mese, così io sono tranquilla che quelle mi arrivano.
E questa è la ricettina, secondo me, simpatica e di grande novità. Meno male sono arrivati, perché avete notato che caldo che fa di giorno e le ghiacciate notturne. Vi voglio far vedere anche che aumentando la cassetta la varietà aumenta, quindi divertiamoci ancora di più. Poi velocemente, cime di rapa, le riconosciamo perché dentro ci sono le cime, quindi non sono foglie di rapa, in questo caso sono le cime di rapa, e questo ormai lo sapete benissimo che io ci faccio di tutto. Spinaci, ok, cicoria, bellissima, i porri non possono mancare, ce ne sono due in questo caso, porro. Questo in realtà non è detto che debba sostituire una cipolla, perché tanti l'ha tagliato a rondelle. Potete anche tagliarla a metà, mettere in forno e lui è un ottimo contorno. Poi la zucca, i funghi laggiù. La zucca mi è venuta probabilmente di farla alla pizzaiola, cioè la tagliate a rondelline nel forno. Una volta che si è cucinata, aggiungete un po' di pomodoro e qualche pezzettino di mozzarella, e è anche simpatica comunque per avere invitati a casa. È molto colorata ed è una zucca un po' diversa. Non se l'aspetteranno. Poi abbiamo tutto il reparto della frutta, dal kiwi, anche qui selezionate quelli più morbidini da quelli più duri, chiaramente. Il meal prep prevede anche questo. Uso prima la foglia o uso prima qualcosa che può mantenere? Se avete bisogno chiedetecelo, perché siamo qui apposta. Anche qui un kiwi un po' più duro, un kiwi un po' più morbido. Quale mangio? Vediamo chi indovina. Quindi un po' di logica anche nell'utilizzo del prodotto verde e vivo. Arance. E non questa cassetta. Arance. Pompelmo rosa, questo sicuramente è ottimo anche per fare dolci. Le mele, le pere, c'è di tutto di più. Che sia il caso di provare cassette un po' più grandi? Lo volete provare? Anche perché guardate che giugno arriva, giugno è dopodomani, e tutti, oddio, prova costume. Vi aspetto. Andate a vedere i newsletter, seguiteci sui social, lasciate un like e commentate questo video, ma soprattutto condividiamolo. Io vi aspetto qua la prossima settimana, ma è ora di andarci a cercare.